Buonasera amici e benvenuti al Salottino Blues, io sono Paolino e questo è il format Ticket to Ride inventato di sana pianta dal mio socio ormai fratello Massimiliano Zorzato, seguito dall'ufficio stampa Alessandra Pennetta che mi aiutano a trovare e a contattare dei grandissimi musicisti e questa sera con noi abbiamo, ragazzi, stiamo toccando il tetto del mondo, Silvia Bonino Harp, ciao! Ciao, ciao. Insomma, noi abbiamo TikTok, scrollando un po' in vari video, ho sentito dei pezzi stratosferici suonare con l'arpa un po' fuori dal contesto arpa. Come ti è venuta questa idea di roccheggiare con l'arpa? Ma allora, io ho sempre avuto la passione per la musica rock, fin da bambina. Complice il fatto che avevo un fratello maggiore, più grande, che ascoltava le Zeppelin, poi Pink Floyd. Wow. Quindi mi è sempre rimasta questa vena e ho sempre sognato di suonare la musica rock, però in me mi ero innamorata di uno strumento che all'epoca era tipicamente classico, che è l'arpa. E un giorno stavo sonicchiando così, ho detto, ma perché non provo a fare ad orecchio una linea che avevo, adesso non mi ricordo più quale brano fosse esattamente, e da lì, boom, mi è venuta questa abitudine di portare i brani che più amo sul mio strumento. Caspita, tanta roba, devo dire veramente tanta roba. Quindi il tuo inizio dello studio dell'arpa da dove parte? A che età hai iniziato a toccare le corde dell'arpa? Io ho iniziato a 10 anni. Quindi era enorme per te, quindi. Sì. Devo dire che all'inizio avevo un'arpa un pelo più piccolina e poi sono passata alla classica arpa d'orchestra, l'arpa a pedali. Ho fatto tutto il percorso classico. Ammetto che è carino l'aneddoto su come mi sono avvicinata allo strumento. Perché io mi sono avvicinata tramite un cartone animato. Lo stavo per dire, ti giuro, ho detto, qui parliamo di Disney. Più o meno. Più o meno, perché ero una bimba un po' particolare, guardavo, all'epoca c'erano i Cavalieri dello Zodiaco. E c'era questo personaggio che suonava l'arpa. Io ovviamente mi sono innamorata di questo personaggio e avevo incominciato a dire che volevo suonare questo strumento. In realtà non sapevo bene neanch'io che, perché ovviamente nei cartoni animati lo strumento era più simile a una cetra che a un'arpa. E da lì è nata poi però la più grande passione della mia vita, che è quella della musica. Quindi hai fatto, insomma, scuole importanti, immagino, per imparare questo strumento. Sì, ho fatto dapprima il conservatorio, quindi diplomandomi, facendo tutta la procedura accademica. Poi ho fatto dei corsi all'estero, prima solo per la musica classica, poi ho incominciato a spostarmi un po' sulla musica celtica e poi... Oh, che bello! Sì, anche la musica celtica, questi grandi professori che venivano, maestri che venivano dall'Irlanda, dalla Bretagna, mi si è aperto un mondo, anche tutto quello che era legato anche all'improvvisazione, al non rimanere legato a uno spartito, all'ascoltare con l'orecchio. E poi da lì nulla, è riapparso il mio amore verso il rock, verso anche la musica pop. E quindi mi sono allontanata un po' da quello che era l'ambiente classico per intraprendere quello che era il mio genere musicale preferito. Fantastico. Senti, una curiosità che magari anche i nostri ascoltatori avranno, credo. Quante corde ha un'arpa? Allora, le arpe, ci sono diversi tipi di arpe. Sono divise in 3 categorie. Principali. C'è l'arpa celtica, l'arpa levette, che ha un numero di corde che varia dalle 27 alle 38. Wow! Poi c'è l'arpa a pedali classica, che varia dalle 40 alle 47 corde. Caspita!
E poi c'è l'arpa elettrica, che ovviamente essendo uno strumento elettrico è ridotto, e quindi anche lei si aggira dalle 27 alle 36, scusami, alle 34 corde in base al, poi al modello. Mamma mia ragazzi, però quante corde! E come la accordate? Diapason? Sì, con l'accordatore, allora, il diapason se sia l'orecchio assoluto, però il fatto che sono così tante corde c'è il rischio che poi dall'ottava bassa all'ottava alta c'è quel goccino di differenza. Allora normalmente si unisce sia l'orecchio musicale sia l'accordatore e si accordano una per una, un po' come si fa con la chitarra, solo che ne abbiamo un po' di più. Un po' di più, sì, infatti... adesso io sto facendo quattro conti su quello che io spendo quando cambio le corde alla mia chitarra, che io già vado su un tipo di marchio, io utilizzo solo Daddario ormai da tantissimi anni ed è il modello che utilizzo io, la XL New York, quella più cara, e quindi siamo intorno a 6 corde più o meno, intorno alle 14-15 euro la muta di 6 corde, ma i numeri che mi hai detto tu di corde, i costi? I costi sono metà stipendio, poi dipende quanto uno guadagna, però la muta, adesso non mi ricordo più perché cerco sempre di prendere quelle che mi servono, però se non sbaglio eravamo per l'arpa celtica, quindi quella levette, 34 corde, se non sbaglio eravamo intorno ai 500 euro. Mamma mia, e quanto durano? Ma ecco, le corde dell'arpa sono particolari, noi le cambiamo quasi solo esclusivamente quando si rompono, quindi alcune corde ti possono durare anni, non le ho mai cambiate in vita mia, altre corde, quelle più, soprattutto quelle delle ottave più acute, che sono più delicate, le cambi un po' più spesso, però siamo abbastanza fortunati che non si spezzano così tanto le corde. Meno male, meno male, meno male. Beh, sennò porca la miseria, un investimento ogni volta. Anche perché, vabbè, no, dai, immagino che comunque oggi come oggi riuscite a trovare le corde sciolte. Cioè, per forza devi comprare una muta, perché se si rompe una, gli spendi 500 euro per una, diventa veramente un suicidio. Invece no. No, grazie al cielo si trovano le corde singole, mal che vada uno le ordina direttamente all'azienda che le distribuisce o le produce, magari bisogna aspettare qualche giorno, però si ha la corda singola. Meno male, meno male. Sì. Senti, l'arpa a pedali fa la funzione più o meno come il pianoforte? Quindi tende ad allungare la nota? No, i pedali sono i tasti neri del pianoforte. Ah, ok. Quindi tutti i cromatismi. Ok. Sì, ci sono 7 pedali, uno per nota, e ogni pedale ha 3 movimenti, quindi bemolle, bequadro e diesis. Caspita, ho imparato una cosa nuova, ragazzi, fantastico. Bene, adesso però andiamo un po' più su concreto, su di te. So che il 2001 è stato un'annata speciale per te. Sì, ho preso le mie prime grandi soddisfazioni a livello musicale, ho partecipato a un concorso, sono arrivata a prima assoluta e non era il primo concorso che facevo, ammetto, però i primi concorsi uno deve anche imparare, stare davanti alla giuria, un attimo anche a gestire le proprie emozioni, l'ansia. E invece quell'anno devo dire che un po' perché il programma mi piaceva tantissimo, un po' perché è stato una buona performance, un po' di fortuna, un po' di crescita personale, ho portato a casa in questo concorso internazionale il primo premio assoluto, è stato bello. E poi l'anno dopo, bam, hai messo giù ancora il bandierino. Eh sì, l'anno dopo sempre un altro concorso internazionale e di nuovo un programma a me molto favorevole, io ero molto per i brani, quelli molto vissuti, tardo 800, primi del 900, c'erano tante note, tante espressività, quindi erano quei programmi che proprio sentivo miei, no? E anche quella volta lì
era andata decisamente bene, avevo di nuovo vinto il primo premio assoluto, è stata anche lì una bella soddisfazione. Poi uno dietro l'altro così fa piacere. Ci si prende gusto. Sì, sì. Tu ci hai preso talmente tanto gusto che poi hai incominciato a incidere. Sì, io ho collaborato, ho sempre inciso mai da solista, sono sincera, e ho sempre avuto... non timore, però non me la sono mai sentita di incidere qualcosa di mio. E quindi mi sono sempre, diciamo, appoggiato, sempre collaborato con altri gruppi, gruppi che facevano musica più celtica, più rock, fino a quando poi non ho conosciuto quello che è l'attuale gruppo con cui collaboro, che sono i Folkstone, e con loro è nato un grande amore. E con loro ci sono stati tre CD, un DVD live, ci sono state tante pubblicazioni. Ho visto che, insomma, mica male, voglio dire, sei abbastanza impegnata nel mondo della musica, quindi tu in questo momento fai, si può dire, no, un po' la turnista? Sì, io sono divisa in due. Da una parte c'è tutto quello che riguarda il concertismo, quindi sono turnista, concerti da solista ogni tanto, soprattutto in ambito più celtico, e adesso comincio finalmente a fare i miei primi concerti solistici, ma in ambito pop rock iniziamo. E l'altra parte, poi l'altro 50%, ugualmente importante, è legato a quello della didattica, cioè all'insegnamento della musica, del mio strumento ad altre persone. Bello. Allora, io ti dico, io ho lavorato tantissimi anni e ancora lavoro nel mondo della ristorazione. Il mio lavoro primario è il mondo della ristorazione. Oggi faccio, vabbè, rappresentante e sono fuori dalle cucine, quindi vendo le cucine per i ristoranti. Una volta, invece, fino agli ultimi tempi, dirigevo un grosso ristorante e un catering dove facevamo tanti matrimoni. Siete ricercatissime nei matrimoni. Cioè, a livello wedding siete veramente ricercatissime. Anche tu, immagino. Sì, io d'estate devo dire che vivo solamente di matrimoni, poi io collaboro soprattutto con, posso dire il nome, con Federica Cosentino, che è una grandissima wedding planner che si occupa di matrimoni celtici nella natura, e quindi l'arpa è il perfetto connubio in questi tipi di cerimonie. E devo dire che l'estate, tra vabbè, concerti col mio gruppo e coi matrimoni, è completamente piena. E siamo molto fortunati con questo strumento, siamo molto ricercate a livello proprio di matrimoni in chiesa, in celtici. E siamo fortunati. Infatti, mi ricordo infatti questa cosa, che io diventavo matto perché, essendo il dirigente, arrivavano appunto le spose. Gli sposi non gliene fregava niente, agli uomini, le donne chiaramente, che più fini, mi chiedevano appunto questa particolarità e facevo un po' di difficoltà a trovarle, perché non è facile, però poi avevo trovato un trio molto, molto brave, e quindi ogni 3x2, quando potevo, le ingaggiavo, perché... è anche bello sentirvi dal vivo, è strepitoso, create un'armonia pazzesca. Poi posso immaginare in un contesto celtico, dentro dove c'è un po' di, tra virgolette, foresta, diciamo, ma del verde, cioè deve essere una qualcosa. Ti massacreranno le zanzare. No, è vero, sono grandissima sostenitrice dell'OTAN e di tutti i remedi. Potrei usarlo come sponsor, potrei cominciare questa collaborazione. Però è bello anche quello, perché a volte trovarsi in situazioni un po' particolari, che può essere il bosco, nel bosco che piove, ti mettono anche alla prova come musicista, perché a volte ti trovi in situazioni che veramente a livello anche fisico non sono tanto facili. E io li vedo più che come un disagio, come degli ostacoli da superare
per andare avanti. E Sì. sono delle prove, no? E poi arrivi a fine giornata e dici: beh, nonostante abbia piovuto, c'è stato il temporale, l'orso, le zanzare, il lupo, la suocera, ce l'abbiamo fatta ed è una grande soddisfazione anche quella. Sì, caspita, anzi, è quella che veramente a fine giornata o a fine serata è quella che ti fa sorridere, no? Fantastico, no? Senti, noi chitarristi abbiamo i calli sulle dita. Voi? Diciamo che anche noi a livello di calli non siamo messi male. Noi li abbiamo sulle prime quattro, che per noi sono pollice, indice, medio e anulare. Il mignolo noi non lo usiamo, quindi poverino, Ah, ok. è lì. Però Continua. devo dire che è comodo perché molte volte quando sono di fretta che cucino, prendo la pentola e via, non sento più nulla. pensa che noi chitarristi chiaramente il pollice non ha il callo, quindi le altre quattro dita, e quando uso a volte il touch del telefono, a volte non mi prende il touch per i calli che ho sulle dita. Non so se è capito anche a te, e allora devo usare la destra che ho il callo solo qui sul pollice, perché a volte suono col pollice, ma poco e nulla. Uso tanto il plettro, e allora uso la destra. Ma con la sinistra a volte devo andare via di polpastrello più piatto, perché se vado, il telefono mi dice: no, quello no. A me Tu si è capitata. invece, Ah, scusami. padelle via. Sì, padelle. Io mi ricordo quando ero ragazzina, facevo, che è una cosa non tanto simpatica, però facevo le scommesse con i miei compagni di conservatorio, facevamo le scommesse con l'ago, che chi sentiva più. Ah. Che sono diventata ricca in quel periodo perché. Mi hanno offerto non so quanti pranzi, perché noi proprio non, sono proprio spessi, larghi, perché prendono una bella parte del polpastrello e quindi niente, c'era questo gioco e non senti più. Senti niente, non senti niente. Ah, non pensavo, cioè io sì, pensavo che avevate calli, ma non che prendevano proprio gran parte del polpastrello, cioè proprio quasi. Vabbè, sì, però giusto, perché facendo questo tipo di movimento, polpastrelli, caspita. Sì, poi spesso cambiando tecniche, perché non sempre le dita si tengono nello stesso modo, si sposta di quel poco il dito che quindi il callo si espande, no? E poi pian piano se uno suona con costanza delle mani da muratore, ecco, fondamentalmente. Ma quando hai fatto la nuova carta d'identità, come hai fatto con le impronte digitali? Allora, le impronte Sul digitali mignolo? sono sempre state un incubo. infatti. Una volta c'erano, per entrare nelle banche, c'era il fatto che bisognava appoggiare l'indice sul Lettore. sensore, sempre bloccata dentro. Cioè, ormai quelli della banca mi vedono arrivare e ridevano. Cioè, ah, c'è quella Certo. là che suona l'arpa. Grazie, però se mi apri la porta. Incredibile, cioè. Però è un problema, perché tu che fai poi, penso che tu vada anche parecchio all'estero, perché i Sì, allora concorsi all'estero. internazionali li fate in Italia o li fate Io all'estero? ne ho fatti un po' ovunque, nel senso ne ho Ok. fatti alcuni in Italia, alcuni all'estero. Io ho smesso di andare via all'estero abbastanza presto, ma semplicemente sono diventata mamma. Ah, beh. E quindi ho cercato di stare il più possibile a casa. Ho ripreso a viaggiare un po' quando mio figlio era più grande. E con il gruppo con cui collaboro adesso, con cui si facevano abbastanza date in Europa. Ah, ok. No, perché appunto, forse rimanendo in Europa è un problema minore quello delle impronte digitali. So che sono molto più fiscalissimi in America, loro sono più terribili su quelle cose lì. E quindi avete quel problema lì, diventerebbe una seccatura, tre volte spiegare, poi magari tira fuori l'arpa, insomma. Mi faccio un pezzo così almeno non mi rompete le scatole. Senti, programmi per
Per il futuro? Per il futuro i programmi ce ne sono tanti, perché ho proprio piacere di continuare il più possibile a trascrivere brani pop rock e renderli miei all'arpa, e mi piacerebbe avviare veramente un progetto da solista in questo campo, in questo ambiente, cosa che non avevo mai avuto, diciamo, il coraggio, usiamo questa parola, di intraprendere, e quindi vorrei puntare tanto su quello, anche grazie all'utilizzo dei social, magari incidere, magari fare dei video su YouTube, perché io con i social sono sempre stata molto scarsa, purtroppo è il mio tallone d'Achille. E poi comunque la collaborazione sicuramente col gruppo con cui sto lavorando, e l'insegnamento, continuare comunque a diversificare tanto il mio lavoro, perché io sono una persona che poi si annoia, stare sempre a fare le stesse cose, poi io non mi piace, devo variare tanto, quindi mi piace avere questa vita molto frenetica, cambiare da un progetto all'altro, che hanno comunque tutti una linea, un filo conduttore, però... Quindi ho tanti progetti in futuro, adesso vorrei anche scrivere dei miei brani. Che penso, credo, che a livello di arpa è abbastanza complesso. Sì, l'arpa, a dire la verità, sotto certi punti di vista è abbastanza semplice a livello compositivo, perché è un po' come avere il pianoforte, hai quasi tutte le note lì a disposizione visivamente. Ok. Il problema del comporre, cioè io ho sempre trovato questo problema, e poi un po' la timidezza nel farli ascoltare ad altri. Ecco, quello, vabbè, è un problema, penso che un po' di noi tutti, a volte quando facciamo qualcosa di nostro, almeno io parlo un po' anche, parlo per me, quando faccio qualcosa di mio, prima di farlo sentire agli altri, lo ascolto 8 miliardi di volte. E lo correggo 9 miliardi di volte, questa nota magari, no, ma magari questa. Poi quando sono veramente convinto, la prima cavia è mia moglie, che è la prima cavia in assoluto, che mi sopporta tantissimo. Poi una volta che lei dice no, bellissimo, un pezzo fatto bene, è bello, allora vado tranquillo. Però all'inizio hai ragione, c'è sempre questo gran timore. Caspita, l'ho fatto bene, l'ho fatto male, magari è stonato, non è facile. Volevo chiederti così una curiosità: il trasporto dell'arpa, perché è uno strumento abbastanza impegnativo. Io ho degli amici che suonano il contrabbasso, e già lì il contrabbasso è un macello portarlo in giro, perché peso, volume, no? È un po' un problema, ma l'arpa ancora di più? L'arpa, allora, dipende sempre da quale, perché tipo l'arpa elettrica me la metto tipo borse, anzi penso che pesi di più la mia borsetta che l'arpa di per sé. Ah. Mi porto sempre casa dietro. L'arpa, quella più problematica ovviamente, è quella a pedali, la classica. E allora o si ha veramente una gran massa corporea, perché... Oppure bisogna essere sempre in due. Ah. Io da sola ammetto che caricarla in macchina da sola non riesco, oppure riesco ma poi me ne pento per le 3 settimane successive. Immagino. E caricarla in macchina, una bella macchina grande, perché comunque... Sì, quella volume. Che io e mio figlio la chiamiamo il carro funebre, perché è un super station wagon, peraltro nero, perché i gusti sempre lì stanno, e di solito lui, la povera cavia che prendo, anzi il povero lavoratore, da noi in Piemonte si dice il boccia, che mi aiuta a caricare e scaricare lo strumento. Bene, insomma, anche lui studia? Anche lui è appassionato? Purtroppo no, devo dire che una delle persone, adesso non lo dico perché sono la mamma, delle persone più talentuose che io con cui abbia avuto a che fare a livello musicale, ha una cultura a 16 anni, ma una cultura musicale che fa paura, cioè parte da Polanca, arrivare fino al trap di adesso, passando da tutti i generi musicali, tutte le sottogeneri, pazzesco.
intonato, un senso ritmico fenomenale, però vuol fare l'allevatore, gestire l'azienda agricola, e quindi va bene così. Fantastico questa cosa, beh, lo ammiro tantissimo, lo ammiro veramente tantissimo, perché ragazzi giovani che intraprendono questo mestiere molto faticoso, che l'allevatore è un mestiere veramente duro, come diceva mio nonno, che mio nonno era un pastore, un contadino, io sono sardo, quindi e lui diceva, guarda che la terra è bassa, non pensare che... Non è che te la fanno su misura, non è che quando devi zappare non è che ce l'hai all'altezza, braccino, cioè devi abbassare, e quindi lavoro veramente molto faticoso, e un ragazzo così giovane che vuole intraprenderlo, beh, chapeau, tanto di rispetto. Sì, è un lavoro che esisterà sempre, quindi... Certo, anzi, ultimamente è stato rivalutato parecchio. Sì. Sì, parecchio, ma infatti sono molto contenta, però ho detto, di strano in famiglia ci sono già io col lavoro, no? Quindi va benissimo un lavoro più terra-terra, no? In tutti i sensi della parola. Fantastico. Caspita, sì, diciamo che il post-Covid ha portato parecchi a spostarsi su quel mondo faticoso, ma... molto libero, no? Molto, molto bello. Caspita, bravo, veramente. Quindi studia agraria? Sì, va all'istituto agrario, sta studiando lì, poi vedremo. Fantastico. Va bene, insomma, bello, mi è piaciuto scoprire questo lato. Bello, è molto umile questa cosa. Io lo adoro. È una cosa che veramente... mi fa star bene quando ci sono ragazzi così giovani che fanno quello che non è facile, che non è, perché tutti ormai vogliono stare davanti a un PC, tastierina, no? Giacca e cravatta, tutte, escono già imparati, come si vuol dire. Sì. E invece abbiamo scoperto un ragazzo finalmente tosto. Bene, mi ha fatto piacere averti qua al salottino e conoscere tante belle cose nuove dell'ARPA che io a tante non le sapevo, le ho conosciute grazie a te. Ti auguro un grandissimo bene musicale, so che stai proseguendo molto bene, ti seguiamo, ti faremo seguire, perché chiaramente noi del Salottino, il nostro scopo è proprio questo, è farvi conoscere sempre di più, da più persone, perché qua c'è blues, ma non solo, e quindi speriamo che farti crescere qua al Salottino ti porti un bel po' di fortuna. Grazie mille per avermi scoperta, per tutto questo tempo dedicato, per la bellissima intervista, per questo scambio, è stato veramente un piacere. Bene, buona serata Silvia, grazie ancora, buona musica. Grazie anche a te, grazie mille. Ciao. Ciao.